Ciao a tutti, benvenuti a questo video presentazione dei vini di azienda agricola Pietrafitte. Io mi presento, mi chiamo Morris Lazzoni e sono il fondatore del blog vinoperpassione.com e sono stato incaricato dalla famiglia Cutillo, proprietaria di azienda agricola Pietrafitte, di raccontarvi in questo breve messaggio di degustazione e di presentazione dei loro vini. Appunto, i prodotti che sono stati insigniti, e potete vedere qua un premio, che è uno dei tre vinti da azienda Pietrafitte, sono stati insigniti dei Wine Hunter Award 2020. Come sapete, quest'anno il Merano Wine Festival non si potrà fare dal vivo e quindi affidiamo questo racconto digitale, la degustazione dei vini, la presentazione delle cantine. Ed ecco che qui oggi vi andrò a presentare i tre vini di Cantina Pietrafitte che sono stati premiati, quindi l'Aglianico del Taburno 2017, il Sannio Pi di Rosso dell'annata 2018 e la Falanghina del Sannio dell'annata sempre 2018. Quindi bollino rosso, bollino oro, bollino rosso. Quindi grandissima soddisfazione sicuramente per i premi vinti dalla famiglia Cutillo con la loro azienda agricola Pietrafitte. Bene, allora, qualora vogliate conoscere, visto che mi sembra opportuno che la raccontino loro direttamente, la storia che ha portato la famiglia Cutillo alla creazione di azienda agricola Pietrafitte e a capire un po' quelli che sono il loro trascorso, sia di imprenditori che di appassionati vinicoli, vi consiglio di andare a visitare il loro sito internet, pietrafitte.eu, mentre io vi darò qualche breve informazione su chi sono, su cosa fa la cantina e innanzitutto geograficamente dove si trovano i loro vigneti. Allora, siamo nel Sannio, quindi in provincia di Benevento, più precisamente a Torre Cuso, ed è il 2005 quando la famiglia Cutillo capisce che era il momento di fare qualcosa di più rispetto a vendere le uve a qualcun altro che poi faceva il proprio vino e quindi decidono di creare la propria azienda vinicola come azienda che produce ed imbottiglia i propri vini, andando ad usare solamente le uve dei propri vigneti. Quindi ciò che prima coltivato e seguito con cura in maniera quasi maniacale veniva poi venduta ad altri per creare i loro vini. Nel 2005 l'azienda, la famiglia Cutillo decide di trasformare la propria azienda, di creare Pietrafitte e di fare una cantina a tutti gli effetti che si rivolgesse al pubblico e andasse a vendere i propri prodotti. Quindi io inizierei subito con la degustazione, il racconto dei vini, inizierò ovviamente dalla Falanghina. Vi faccio un breve racconto del vino, quindi questa Falanghina è un vino nato per la prima volta nell'annata 2018, è la seconda variante di Falanghina del Sannio che produce l'azienda Pietrafitte e questa in particolare ha subito un affinamento in barrique di Rovere. Okay? Quindi rispetto alla Falanghina che tradizionalmente producevano fatta in acciaio, qui abbiamo un affinamento completamente diverso. Ecco che verrebbe da pensare di servire questo vino ad una temperatura di servizio leggermente più alta rispetto alla Falanghina affinata in acciaio. Allora, la Falanghina è sempre stato un vitigno molto conosciuto della zona, in certi casi però ridotto a vini dal portamento e diciamo così, dalla proposizione un po' troppo commerciale. Oggi invece ci sono sul mercato delle Falanghina molto interessanti e questa sicuramente può essere uno di quei vini dove l'affinamento in barrique dà e migliora piuttosto che appesantire e dare connotazioni sgradevoli, come in certi casi può succedere in certi vini da vitigni che in passato non sono mai stati concepiti per essere affinati e elaborati in maniera diversa rispetto a modalità classica. Allora, un naso piacevole, mai eccessivo, comunque una giusta complessità, quindi i profumi di questa Falanghina si connotano per dei frutti gialli, leggermente più maturi, quindi una mela gialla, un tocco di cedro, quasi un ananas maturo. Arrivano note di foglie di tè, arrivano note leggerissime di vaniglia al naso, che non è mai invadente, ma è troppo dolce. Tracce di fieno, note speziate, leggere e una,
un comportamento, un'integrazione del grado alcolico che è veramente ben fatta. Questo vino ha 14 gradi, come riporta l'etichetta. Intanto vi mostro la bottiglia che è molto molto bella, eccola qua, spero che la fotocamera ve la riprenda bene. Eccoci, quindi 14 gradi è nato 2018, quindi 14 gradi veramente al naso ben portati. Quindi profumi ben inglobati, piacevoli, fini, senza mai avere delle sfumature fuori posto. Andiamo a sentirlo al palato. Un vino, diciamo, di buona importanza, quindi si connota per una caratteristica di sapidità, di acidità, di questi ritorni citrini al palato notevoli. Quindi un vino che dà salivazione, procura salivazione, un vino che riesce a dare piacevolezza alla beva, allungandola, pur buttando all'interno della bocca una densità di gusto importante, quindi questa parte agrumata di frutti gialli che ritorna, queste sfumature erbacee che arrivano nel finale di bocca, connotata comunque da una buonissima e gustosa sapidità che va a integrarsi perfettamente in tutto il vino. Mi piace anche la persistenza perché è un vino che comunque porta nel palato per vari secondi il ricordo di tutto il gusto. Quindi una falanghina sicuramente diversa, una falanghina che vuole un po' rompere le righe rispetto alla tradizione, purtroppo, che negli anni c'è stata di vini da primo prezzo, poco connotati nell'essere varietale di questo vitigno. Una falanghina che, nonostante l'affinamento in legno, non va ad incidere con note che possano rovinare l'equilibrio fruttato floreale di questo vitigno, ma anzi lo vanno ad esaltare. Ritorno a sentirlo al naso perché è veramente piacevole come profumi adesso che si sta leggermente scaldando, ok? Quindi rifaccio anche un sorso al palato. Sì, piacevole, dove questa traccia, diciamo, del legno è fine, ma invasiva, quindi non va a procurare quella secchezza delle mucose che in molti casi si sente nei vini che sono connotati eccessivamente dall'affinamento in legno, e questo soprattutto in un bianco è molto importante. Dopo la falanghina del Sannio 2018, che come abbiamo detto ha vinto il Wine Hunter Award Bollino Rosso, io andrei a parlarvi del Sannio Piedirosso, annata 2018, uno dei tre vini premiati e uno dei vini che ha preso il Bollino d'Oro, quindi sicuramente una soddisfazione molto molto importante e grande per la famiglia Cutil, per l'azienda agricola Pietrafitta. È nata anche in questo caso 2018, affinamento in acciaio, quindi un vino che avevo già provato in passato e vi posso garantire che è veramente molto molto godibile. Andiamo a vedere anche il colore che forse la luce con il suo favore ci fa percepire molto bene, ci fa capire quanto è luminoso, quanto è veramente lucente. Ok? Quindi un vitigno anche questo tipico della zona del Sannio, che in passato a volte non è stato valorizzato in purezza perché è sempre stato usato anche da taglio, un vitigno il cui nome riprende una caratteristica del raspo, quindi da questo colore rossastro. E vediamo se questa bottiglia, ma credo proprio di sì, conferma le impressioni che avevo avuto qualche mese fa nell'assaggio del Piedirosso 2018, di cui avevo già parlato molto bene. Quindi mi ricordo un vino veramente dinamico, fruttato, bello sia al naso che al palato. Vado a vedere se anche in questo caso posso confermare quanto già detto. L'olfatto sì, l'olfatto è lui, l'olfatto è pieno di frutto. Quindi appena mettiamo il vino al naso sentiamo questi frutti rossi inebrianti, no? Che ci accolgono, che danno piacevolezza, che danno briosità. Anche in questo caso devo dirvi che siamo sui 13 gradi e mezzo alcolici, quindi una gestione dell'alcol puntuale, che però lascia passare una leggera piccantezza dovuta poi al ricordo speziato del vino, non tanto alla gradazione alcolica. Queste note anche di rosa, queste tracce finemente erbacee,
Un olfatto piacevole, come ho detto prima, brioso, che ricorda frutti croccanti, ok? Quindi un vino che, grazie anche al suo affinamento in acciaio, riesce ad essere veramente spontaneo, piacevole. Un vino da, e poi ve ne accorgerete quando ve lo racconto dal palato, un vino che ha una piacevolezza unica anche quando lo si va a bere, che quindi è la classica bottiglia di stappa, versa e bevi, perché ha una godibilità molto molto interessante. Andiamo all'assaggio. Eccolo qua, questo frutto che mi pervade la bocca, che mi dà croccantezza. Sembra quasi un frutto che possa scrocchiare il palato, da tanto che è vivace, da tanto che è fresco, tanto che è polposo. Non manca di acidità, anzi, il bello è questo, che ha tanto frutto, ma anche l'acidità che compensa e che quindi gli dà una piacevolezza, una dinamicità di beva veramente molto interessante. Questo ricordo quasi di arancia sanguinella, no? Nel finale. Queste note erbacee scure che ritornano nel palato e anche qua, evidentemente, della zona, del territorio, del terroir, vogliamo dire, la sapidità, la nota finemente sapida nel finale che dà questa eleganza, al gusto. Non per nulla anche la giuria di Merano l'ha premiato con un bollino dorato. Quindi vino anche questo estremamente interessante che grazie alla sua bevibilità importante riesce ad essere un vino piacevole per tantissime anche occasioni di abbinamento, ma perché no, in una situazione anche di aperitivo quando si vuole un bicchiere di vino molto molto facile da bere, ma non banale, attenzione. Ultimo dei vini premiati della cantina Pietrefitte, e qui andiamo a toccare un vitigno insomma importantissimo per il Sud Italia, perché andiamo a toccare l'Aglianico, ok? Da qualcuno definito il Barolo del Sud, quando si parla di Taurasi o di interpretazioni d'Aglianico che vengono anche dal Vulture. A me piace definirlo semplicemente come uno dei vitigni rossi autoctoni più importanti che abbiamo in Italia. E appunto la Campania e la Basilicata ne sono gli alfieri, ne sono il portabandiera. Qui siamo, come abbiamo detto, a parlare di un Aglianico del Taburno, quindi nella parte della provincia di Benevento, mentre quando si parla di Aglianico nell'Irpinia si parla di Taurasi. Qui ritorniamo con un vino che ha fatto affinamento in barrique di Rovere per circa 6 mesi e poi ha continuato il proprio affinamento in acciaio e in bottiglia. L'annata è la 2017, gradazione alcolica a 14 gradi e mezzo, quindi ho voluto berlo dopo la Superstar Piedi Rosso Bollino Dorato perché comunque è un vino che ha un'annata precedente e un corpo sicuramente diverso rispetto al Piedi Rosso. Vedete già anche mentre sto versando nel calice il vino il colore quanto è differente, quindi ci troviamo di fronte ad una massa colorata sicuramente in maniera più impattante, più scura, più profonda, come è ovvio che capiti in un aglianico. Sarebbe da dargli respiro nel calice. Io ho aperto le bottiglie circa una ventina di minuti prima di iniziare questo vino, però un aglianico di questo genere avrebbe bisogno di andare un po' a prendere una boccata d'ossigeno nel calice. Noi questo tempo non ce l'abbiamo, quindi cerchiamo di raccontarlo nel migliore dei modi, cercando di carpire tutte le sue sfumature. Vado subito a raccontarvi quello che sono le impressioni olfattive di questo Aglianico del Taburno 2017. Ecco qua, andiamo su note sicuramente più complesse, ok? Quindi si sente l'evoluzione dell'affinamento in legno, quindi accolgono frutti neri come mora, ribes, accolgono note di tabacco, quindi accenni di liquirizia, una nota scura che riporta anche a polvere di caffè, e poi questo tratto fruttato di frutti neri che veramente hanno una maturità nella polpa, quasi che stanno andando quasi verso una evoluzione di frutti macerati. Comunque un naso complesso, un naso pieno, quindi un vino che sicuramente già a livello olfattivo, ma poi andremo a vedere anche al gusto, si connota come un vino da abbinamento gastronomico sicuramente molto importante. Comunque c'è
qui una piccantezza maggiore dovuta anche alla gradazione alcolica, ricordo siamo a 14 gradi e mezzo, ma anche una traccia di pepe nero che arriva, pepe nero di noce moscata che arrivano impattanti, si sente che è un vino che avrebbe bisogno, come ho detto prima, di ossigeno, ma anche è un vino che ha una complessità molto interessante, è un vino veramente deciso all'olfatto. Vediamo se anche al palato è coerente con quanto ci ha raccontato finora. Beh, in bocca la coerenza c'è, perché c'è decisione, c'è un sorso impattante, c'è la voglia di dare profondità e gusto, quindi con un ritorno importante dei frutti neri, ma con una componente tannica che lascia il segno. Mentre nel piedi rosso il tannino era piacevole, fruttato, era diciamo molto integrate con l'acidità e con il frutto, qua un tannino che ancora ha da dire e da raccontare molto, quindi un vino che sicuramente per l'evoluzione al gusto dovuta al corpo che ha e il tannino è un vino che avrà bisogno ancora di tempo per essere perfettamente godibile nella sua interezza. Adesso ha questa buona, importante capacità di prendere possesso del palato, riportando un gusto fruttato molto piacevole, dando comunque anche un'acidità, una dinamicità alla beva che non mi aspettavo da un vino del genere, anche in considerazione dell'annata 2017 molto calda. Quindi c'è una freschezza che cerca di mitigare quella che è l'avvolgenza del frutto e la stringenza del tannino. Ritorna nel finale un ricordo sapido, tipico anche degli altri due vini, e c'è una bellissima evoluzione che è perfettamente coerente con quanto avevo sentito al naso, quindi tutte le note terziarie dovute all'affinamento in legno, che non sono mai eccessivamente invadenti. Probabilmente si sente un legno più marcato rispetto alla falanghina qua in Questaglianico, ma ripeto, è un vino che ha bisogno di tempo per potersi dare esprimere nel migliore dei modi. Conosco, e qui vado a chiudere questa presentazione dei vini di azienda agricola Pietrafitte, conosco l'azienda da anni e vi posso garantire quanto i vini siano anche espressione, delle persone che sono dietro questa azienda, quindi vini veramente, sinceri, diretti, che amano raccontarsi per quelli che sono senza andare ad avere sovrastrutture inutili, che possano snaturare l'essenza vera del vino. Quindi Giovanni e Itala e figli Salvatore Paolo sono una famiglia che hanno messo anima e cuore nel produrre i loro vini, partendo da altre esperienze professionali, ma arrivando con una forte passione per il vino, a creare poi nel 2005, come avevo detto all'inizio di questo video, la loro azienda vinicola. Quindi spero che di avervi incuriosito abbastanza. Ripeto, il sito è pietrafitte.eu, potete trovare tutte le informazioni sulla storia, i contatti dell'azienda vinicola, qualora vogliate saperne di più, e perché no anche lo shop online direttamente, qualora questi vini vi abbiano incuriosito e vogliate assaggiarli. Io quindi vi ringrazio, è stato un piacere e un onore rappresentare la famiglia Cutillo nella presentazione dei loro vini, per i fantastici premi che Wine Hunter ha voluto dare alla cantina. Spero di vedere qualcuno di voi in qualche manifestazione di vino quando sarà possibile. Grazie e buone bevute a tutti. Ciao amici.